Ma sicuramente il reggae non è il mio genere, però comunque vengo dal rap e alla fine queste due culture, l'hip hop e il reggae, sono comunque assimilate comunque dal modo in cui sono nate, dal messaggio che trasmettono. È il secondo singolo che è estratto dal mio album, comunque Vieni con me, mi avvicino un po' a questo mondo e quindi diciamo mi ambienterò al meglio. Al contrario di quello che fanno trapassare gli stereotipi, alla fine poi siamo tutti colleghi, ci vogliamo tutti bene, ci stimiamo. Credo che la stessa cosa sia nel reggae, alla fine dove c'è coscienza, dove c'è musica, c'è anche rispetto reciproco. In questo paese dove comandano comunque i vecchi e noi giovani abbiamo sempre meno spazio e siamo super sottovalutati, io mi sento un'eccezione alla regola. E appunto la mia esperienza deve servire ai giovani di impegnarsi sempre di più e diciamo a combattere questo sistema che non ci aiuta. Credo che dove ci sia il mare, alla fine c'è sempre affinità. Poi la musica ha il potere di unirci, il reggae in questo caso, e alla fine il sud ha tantissimi punti in comune. Ma con tanta soddisfazione, tanta gioia, però anche con tanta stanchezza, perché siamo in tour, abbiamo fatto tantissime date quest'estate e speriamo insomma di poter continuare. Io sono lo stesso di sempre, non sono mai cambiato e niente, speriamo bene per il futuro. Io amo tornare tra i miei amici, sono anche loro che mi. È anche l'esperienza che ho fatto con loro che mi hanno portato qui. Ma quando li incontro mi dicono oh, bravo, mi fanno i complimenti, giustamente. Poi alla fine sanno che non sono cambiato, quindi mi trattano sempre come mi trattavano prima. Per loro sono sempre Rocchino. Yes, sai, un saluto a tutti i videoascoltatori di Reggae Today, da Rocco Hunt, c'è Magnan. Nel posto che mi ha reso un nome, mi ha educato. Sono cresciuto qui, sotto questo porticato. E per me poter viaggiare, pensa quanto bello è stato. Tu guardi fisso il mare, per te non è normale averlo qui a due passi.